Ieri sera abbiamo fatto serata, io e Mario Sturniolo, e siamo andati con tutti i ragazzi della Pille e io sono andato a fare polemica. Lo dico, lo voglio dire, non mi interessa delle conseguenze pilliane che avrò per questo mio commitment. Me ne sbatto il grandissimo cazzo, anzi cabbo, scusate a tutti i Gen Z che sono in chat che non vogliono volgarità. Siamo usciti con i ragazzi della Pille e chissà che puzza che c'era con tutti quelli della Pille. Effettivamente sembrava che il quoziente di Marsiglia all'interno della stanza fosse sotto la media di molto. Però, ragazzi, come ben sapete, quando ho scoperto quel terribile bug della console che praticamente diceva le statistiche del Pokémon che avevi davanti, premendo quadrato a quanto pare. Ragazzi, ma è normale quello che vedo? Vorrei prenderla per capire se quello che vedo è giusto, perché mi sta spoilerando le stats. Non è che si è buggato la console? Ok, vedi qua queste stat qua a destra? Sembrano proprio le stat di questo Kindra che ho davanti. Guarda, se vuoi che facciamo un tentativo? Tanto non lo voglio prendere sto Kindra alla fine. Facciamo un tentativo, lo prendo, vediamo se queste sono le stat e capiamo se c'è un bug abbastanza grave. È grosso questo bug, se l'hai trovato. Proviamo? Fortunatamente nessuno guarda mai quel coso, cioè però va bene. Ok, io sì perché sono pazzo, pazzo dei Pokémon. Sì, No, sì, sono quelle. sono quelle. Sembra un bug molto importante questo Sembra un qua. grosso bug, dai. Sì. Sì. Avrei potuto starmene zitto, continuare la mia run dei Pokémon. Perché Invece, guarda che forte che sei. il mio pad prima era buggato, era tutto schifoso, continuava a premere quadrato in automatico, solo che siccome per la pill non mi serviva il quadrato, l'ho tenuto, infatti avete visto che l'ho cambiato più volte, questa volta l'ho comprato, anzi me l'ha regalato Tito, me l'ha dato uno nuovo. Fatto sta che premendo quadrato in continuazione mi faceva vedere le statistiche del Pokémon che avevo davanti. Abbiamo sentito i ragazzi della Matrix, che noi salutiamo e veramente invitiamo alla migliore delle soluzioni. In buona sostanza, dopo che ho fatto notare questo bug, di cui mi sono stato zitto, nel senso eravamo in live, l'abbiamo scoperto e poi me ne sono stato zitto perché ho detto vabbè, magari questa cosa è andata molto in sordina e deve essere sotterrata come pensavo. Ho pensato male perché, indovinate un po', ragazzi, una coincidenza adesso, veramente, da mettersi le mani tra i Pokémon, da mettersi le mani tra i Pokémons. E praticamente non ero l'unico che l'aveva scoperto, perché il giorno dopo il grande Masseo, che io saluto, ragazzi, un saluto, un coco de wa al Masseo, veramente, un grosso saluto, anche lui il giorno dopo incalza dicendo: "Ah, l'ho trovato anch'io questo bug". L'avevi trovata? Cosa? Che coincidenza assurda! L'aveva trovato anche lui! Sarebbe un attimo da indagare, detective, eh? Detto ciò, per quanto mi riguarda, io vi dico la mia precisa opinione a riguardo, che è un po' forse estrema. Le prime 2 settimane di questa competizione sono totalmente annullate, sono totalmente inutili perché abbiamo una persona che a malapena sapeva incrociare due o tre mosse ed era barnato e faceva mosse fisiche. Ricordiamo, il Masseo barnato che fai la metà continuava a sfamare mosse fisiche, che si trova in cima alla classifica e ha scoperto anche lui un bug. Oddio. Noi siamo contenti che i detectives abbiano fatto il loro corso, che siamo andati veramente a parlare. Io sono andato dai ragazzi della PIL e ho detto: c'era Atrix, Mattia Poli del Poliquid Show, Mario Sturniolo, Leonardo, veramente un ragazzo a posto, i secondi o i primi, non lo so adesso come la classifica, sono gli Ainub. Ragazzi, ma che cazzo vuol dire gli Ainub? Ma cioè, dai, diciamoci la verità, possiamo dire la verità? Che queste persone non valgono un cazzo. Possiamo dire che queste persone non valgono un cazzo. Io sono vestito da Pokémon, ok? Perché non ho i Pokémon belli io? Perché sono così basso in classifica? È impossibile. Io sono vestito da Pokémon. Possiamo dire che loro non contano un cazzo di niente? Un cabbo, scusatemi. Fottuto Berserk. Ragazzi, scusatemi, scusatemi. Veramente, qua ho esagerato con i toni. Secondo.
ho esagerato coi toni, chiedo umilmente scusa a tutti i Gen Z presenti, non volevo veramente creare disagi. Una vergogna, possiamo, diciamolo. Allora, quindi, per me, Daniele, in arte Sdrumox, qua bisogna trovare una quadra, perché cosa mi è stato detto anche successivamente dopo aver esposto questi facts? Mi è stato detto, guarda che tutti i ragazzi, da parte della Matrix, giocano a schermo intero, solo tu e Mario giocate con lo schermo di... Ah, ok, mind blowing, ok, allora tu, a posto, giocano tutti a schermo intero, abbiamo risolto, minchia... E quindi è impossibile che si possa... No, meno male... Cioè, abbiamo rischiato il proiettile... Posso dire che l'abbiamo schivato questo proiettile? Che abbiamo fatto il Neo con la Matrix? Eccolo qua, grande Matrix. Schivato questo proiettile, solo io e Mario eravamo impapabili. Io ho detto, ok, diamo per giusto e per scontato... Questa verità la diamo per assodata. Come ha trovato il bug il Masteo? Qualcuno riesce a spiegare? Nel senso, gioca a schermo intero, la tua console era da un'altra parte, come ha fatto? La risposta non è stata non torna. Infatti anche lì ci sono state anche polemiche, nel senso che hanno detto no, ma guarda che il Pokémon ti dava le statistiche solo se utilizzava una mossa tipo che ne so, rafforzatore, che cambiava le statistiche. Ho detto assolutamente no. E niente ragazzi, volevo un attimo dire che io sono un malpensante, un malfidente, malizioso pezzo di merda, e che penso sempre al male, penso sempre allo scenario peggiore quando succede qualcosa, è proprio una roba che ho di natura. Quindi io penso che qualcuno stia raccontando un mare di merda, ok? Scusatemi, un mare di merbo. Quindi, cosa dico io, Daniele in arte Sdrumox? Dico, andate tutti a fare in culo, io penso che voi abbiate cittato, abbiate bugabusato di qualcosa. Questo è quello che penso io, tutti quelli della P, non è che c'è il massimo, tutti quanti, per me tutti colpevoli, tutti devono pagare a me, tutti devono pagare a me. Io chiedo 500 punti di ogni streamer e arrivo dritto in prima posizione, questo è quello che chiedo io. Pagate, datemi i vostri punti, voglio 500 punti di ogni streamer, perché io merito un risarcimento qui ed ora, perché sono l'unico che subito ha visto questa roba in live, si è accertato che la situazione fosse una merda istantaneamente quando quella cosa è stata scoperta, subito, quindi chiedo un risarcimento di 500 punti per ogni streamer che è presente nella competizione PIL. Noi non giochiamo a schermo intero, quindi direi più 100 punti bonus. 600 punti da ogni streamer tolti e messi nel mio carico di punti della PIL. Così facciamo felici i ragazzi della FantaPIL che hanno creduto non solo nei Pokémon, ma anche nella poche giustizia. Poche regole, ma buone. Ragazzi, questa è la mia richiesta. Voglio che tutti voi siate presenti. Voglio che il Masteo Gate venga aperto e che i gatekeeper di questo fottuto cannicello mi aprano quella porta e mi diano i fottuti punti che mi merito, perché io ci ho messo la faccia. Scusate, un attacco di pazzia. Scusatemi. Masteo Gate.